In questo video andiamo a parlare di un dispositivo di fascia medio-alta della casa sudcoreana Samsung. In particolare Samsung A71 uscito, o meglio presentato a dicembre del 2019 e arrivato sui nostri mercati intorno a febbraio 2020 ad un prezzo, ahimè, esagerato, circa 479 euro. Pur essendo uscito quindi da qualche mese, sta diventando più interessante a fine aprile, inizio maggio, perché il prezzo è sceso in maniera molto decisa. Su Amazon, infatti, è possibile acquistarlo in certi casi, venduto e spedito da Amazon, quindi con tutte le garanzie, sia per il reso nei 30 giorni che per la garanzia che fornisce Amazon successivamente. In questa colorazione, che in pratica è la colorazione Prism Crush Blue, in effetti non è un blu, sembra più un verde smeraldo, veniva venduto qualche giorno fa a 349 euro, molto più bassi rispetto ai 479 di partenza. Su eBay ancora meglio, perché il dispositivo è possibile acquistarlo anche a 325 euro circa, nel momento in cui sto registrando questo video. È il successore della 70, e in particolare lo migliora sotto diversi aspetti. Mantiene lo stesso form factor 20 noni per un display, quindi dalle stesse dimensioni di 6 pollici e 7, mantiene il prezzo di lancio alto, mantiene la caratteristica di un back cover in policarbonato che Samsung chiama ironicamente plastic, è una struttura in policarbonato che si avvicina al vetro, costruita molto bene, assemblata veramente bene, non ci sono scritti le linee di sorta, ma rimane comunque plastica. Quindi per molti a questo prezzo, o meglio al prezzo di lancio, avere un dispositivo con una back cover in policarbonato comunque è sicuramente un elemento negativo, se anche a me è possibile acquistare dispositivi, vedasi Xiaomi o Realme, che hanno addirittura una back cover in vetro, che è sicuramente un materiale di pregio. Tanti altri però preferiscono come materiale la plastica, perché rispetto al vetro fornisce una protezione in più, nel senso che se ci cade c'è meno rischio che si rompa e si frantumi. Nel caso del vetro bisognerà sostituirlo e i costi sono piuttosto elevati. Nel caso della plastica si può in pratica scheggiare, ma è difficile che si rompa. La plastica rispetto al vetro però tende anche a graffiarsi più velocemente, quindi è consigliabile munirlo di una cover di protezione, cover che nei mercati al di fuori dell'Europa viene fornita, e viene fornita anche una versione differente della 71. Per i mercati europei, infatti, l'unica versione della 71 che arriva è quella classica da 6 GB di memoria RAM e 128 GB espandibili di memoria interna, al pari della 70, ma nei mercati orientali arriva anche la versione 8 GB di RAM e 128 giga di memoria interna. Detto questo, vediamo che cosa c'è all'interno della confezione, che poi praticamente è la stessa della 70, quindi troviamo la sorta di pellicola che avvolge il telefono, una pellicola a sacchetto. Poi troviamo lo scatolino, dove all'interno abbiamo sia il pin per rimuovere il carrellino delle SIM. È un carrellino non ibrido, ma è un carrellino a 3 slot come la 70, la 50 e la 51. Consente quindi di installare sia la micro SD per l'espansione della memoria, sia le due nano SIM, e quindi è sia dual SIM che valido anche per l'espansione della memoria. Quindi non bisogna rinunciare alla micro SD o alla nano SIM per far fronte, per far posto all'altro elemento. Oltre al PIN, nello scatolino sono presenti i manuali rapido di istruzione più i certificati per la garanzia. All'interno, poi sempre della confezione, in questa colorazione troviamo che tutti gli elementi sono di colore bianco, nella colorazione nera invece sono di colore nero. Abbiamo lo stesso caricabatterie che trovavamo anche nella 70, in pratica è con presa europea ed è un caricabatterie che in pratica è
da 5V 3A e arriva a 9V 2.77A, quindi per un massimo di 25 watt per una ricarica rapida che Samsung chiama Super Fast Charging. Inoltre, come la 70, è rimasto la porta d'ingresso per il caricabatterie o per l'adattatore da parete non USB tipo A ma USB tipo C. Infatti il cavo in dotazione di circa 1,20 m è un cavo USB Type-C, USB Type-C. E poi, come la 51, troviamo anche delle cuffiette. Sono delle cuffiette in ear, se non sbaglio sono le stesse che venivano fornite anche nella 70. Ci sono anche i gommini sostitutivi per meglio adattarli al padiglione dell'orecchio. È fornito di telecomando sia con il tasto di risposta che con i due tastini separati per regolarizzare il volume. Come dicevo, non è presente nessuna cover che invece possiamo trovare nei mercati orientali. Il dispositivo viene fornito in 3 colorazioni differenti. In questo caso ho deciso di acquistare questa colorazione Prism Blu. In effetti non è un blu, è un celestino che vira al verde smeraldo. Sono presenti questi giochi di colore quando colpito dalla luce, e inoltre ha una texture a prisma che secondo me è molto più bella e interessante rispetto a quella che era presente nella versione precedente. Altra differenza sostanziale rispetto alla 70 non è solamente la colorazione, ma anche l'oblò che ospita le fotocamere, non più a filo come nella 70, e questo a mio avviso è un difetto. Come vediamo, tende a sporgere leggermente. Ciò significa che quando il dispositivo viene poggiato su di un ripiano orizzontale rispetto alla 70, che non mostrava nessun gioco, in questo caso c'è un piccolo gioco. Non è elevato perché le fotocamere non sono molto sporgenti, però è presente. In questo blu rettangolare nero con un frame che dovrebbe essere in alluminio sono disposte 4 fotocamere, quindi rispetto alla 70 è stata aggiunta una quarta fotocamera per le macro, che invece mancava nella 70, ed è presente sempre il flash LED a singolo. In più rimane questo spazio vuoto nero che secondo me un po' diciamo va a peggiorare l'estetica dell'oblò, perché era consigliabile magari avere più una disposizione come ha fatto in stile Apple, come ha fatto per gli iPhone, oppure montare un altro sensore, o comunque mascherare, magari cercando di disegnare sempre un cerchietto per creare una maggiore simmetria. È presente la scritta Samsung in basso nella parte inferiore. Inoltre è possibile in questo caso vedere come, oltre alla back cover in plastic, è presente sempre un frame laterale in plastica, ma della stessa colorazione della back cover. Questo è un elemento che a me è piaciuto davvero tanto, perché lo rende ancora più interessante. Nella parte in basso è presente la cassa dell'altoparlante mono, il microfono principale, la porta d'ingresso USB Type-C, il jack classico per le cuffie da 3.5, jack classico per le cuffie che è rimasto. Per esempio nell'S10 Lite questo elemento manca, mentre invece nel Note 10 Lite e nella 51 è rimasto. Sul lato sinistro troviamo lo sportellino in alto per rimuovere il carrellino che monta, come abbiamo detto, 3 ingressi, quindi sia le due nano SIM che la micro SD. In alto troviamo il secondo microfono per la soppressione dei rumori. E sul lato destro troviamo separati il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, che è anche il tasto per accedere direttamente a Bixby. Inoltre, nella parte posteriore l'abbiamo già visto, quindi come le fotocamere sono sporgenti, nella parte anteriore c'è anche un ulteriore cambio rispetto alla versione precedente della 70, che mostrava la fotocamera con un notch. Avevamo quindi un display Infinity V. In questo caso invece la fotocamera è inserita all'interno del display, quindi è un piccolo forellino che
sicuramente migliore da un punto di vista estetico rispetto alle fotocamere a notch, però in questo caso la fotocamera nella parte anteriore è circondata da una banda nera che in video non è molto visibile, però come vediamo la fotocamera non è molto grande la parte anteriore. Quando invece lo andiamo a accendere vediamo questa sorta di banda nera che non è nemmeno tanto simmetrica, perché almeno nel mio dispositivo risulta maggiore nella parte di sinistra rispetto alla parte di destra, quindi è come se non fosse ben centrata. Una banda nera che è piuttosto grande, più piccola rispetto alla versione montata nell'A51 e nel Note 10 Lite, che è veramente piccola ed è a mio avviso quasi uguale a quella dell'S10. Non è particolarmente, non lo si può ritenere un difetto, però notando che la 51 ha un foro molto più piccolo che lo rende più bello esteticamente, secondo me avrebbe avuto più senso utilizzare la stessa estetica per tutti i dispositivi e non distinguerli, anche perché la 71 costa comunque di più della 51 e avere questa sorta di banda nera laterale attorno alla fotocamera non è sicuramente un elemento che diciamo abbellisce molto il dispositivo. Oltre poi a questa differenza, esiste anche una differenza rispetto alla 70 a livello dimensionale, perché la 70 aveva una lunghezza di 164.3, qui abbiamo 163.6, una larghezza della 70 di 76.7 contro i 76 mm della 71 e uno spessore che si è ridotto passando da 7.9 mm a ben 7.7 mm, quindi paragonando la 71 alla 70, da un punto di vista estetico questo A71 ha fatto un passo da gigante. Inoltre anche il peso è stato ridotto, passando da già i 183 grammi della 70, che erano veramente pochi considerando le dimensioni del dispositivo, a soli 179 grammi. Infatti il dispositivo è veramente leggero, si tiene senza problemi in una sola mano. L'unica cosa che va in pratica a caratterizzarsi è che ovviamente risulta essere sempre un padellone, però che confrontato rispetto alla 70 si tiene meglio in mano, perché ha ridotto sia l'altezza che un po' lo spessore. Le cornici laterali e quella nella parte superiore sono diciamo ridotte rispetto alla 70, il mento non è molto spesso rispetto alle cornici laterali, quindi è quasi tutto simmetrico. Sicuramente questa diciamo simmetria nelle cornici è ancora più accentuata nell'S10 Lite, che ha un profilo quasi tutto display, perché le cornici sono veramente ridotte all'osso. Quindi dal punto di vista estetico sicuramente la 71 ha fatto veramente un ottimo passo rispetto alla 70. Altra differenza sta nella versione del software. In pratica la 71 esce con Android 10 e con la One UI 2.0, quindi troviamo la nuova versione della One UI che è migliorata, forse si è anche un po' alleggerita rispetto alla 1.5 che montava la 70, e la nuova versione di Android che passa dalla versione Pie che trovavamo nella 70 alla versione Android 10. Inoltre, appena acquistato il dispositivo si è aggiornato subito con le nuove patch di sicurezza di aprile 2020, quindi un dispositivo che è anche aggiornato a livello di patch di sicurezza, e mi sembra quasi che rispetto alla 70 che aveva ricevuto pochi aggiornamenti, questo A71 mi sembra che sia partito abbastanza bene, perché è praticamente al pari degli altri dispositivi anche più costosi di Samsung aggiornati con le nuove patch di sicurezza di aprile. In queste patch inoltre è stato migliorato anche la stabilità della fotocamera, e poi dovrebbe essere stato migliorato anche in pratica il software interno, e quindi la stabilità del software interno. Oltre a questa differenza, un'altra differenza sostanziale tra la 71 e la 70 è il software, o meglio l'hardware. Si passa da uno Snapdragon 675 della 70 ad un Qualcomm Snapdragon 730, che viene costruito con una tecnologia a 8 nanometri,
e quindi è più elevato rispetto al 675 che montava la 70. In pratica troviamo 8 core, di cui 2 core a 2.2 GHz, Kiro 470 e 6 core a 1.8 GHz, sempre Kiro 470. Il Kiro 470 in pratica è un processore che è uscito con gli Snapdragon 730 e 730G, che rispetto a 730 è più cablato per il gaming. Come scheda video troviamo un Adreno 618 a 14 nanometri, che è molto potente a livello grafico. Poi troviamo 6 GB di memoria RAM LPDDR4, doppio canale a 1866 MHz di boost, 128 GB UFS 2.1 espandibili tramite microSD fino a 512 GB, mentre lo schermo è rimasto lo stesso. Abbiamo sempre un 6.7 pollici Super AMOLED, veramente molto bello, con un'elevata luminosità, 2.5D ai bordi, quindi leggermente curvo, in 20 noni, Full HD Plus, quindi 1080x2400 pixel, 393 ppi. L'area coperta dal display è maggiorata rispetto a quella della 70, in questo caso si arriva a circa 87.45% grazie proprio alla fotocamera disposta all'interno del display, quindi a foro, che ha consentito di ridurre ulteriormente le cornici laterali, quindi di aumentare l'area visibile dello schermo rispetto alla struttura esterna. Inoltre un'altra differenza rispetto al 670 è che mentre il Samsung A70 aveva solamente un vetro antigraffi, in questo caso è stato montato e certificato Gorilla Glass 3 a protezione dello schermo. È stata aumentata anche la luminosità rispetto all'A70, infatti in questo caso la luminosità è davvero elevata, è un display bellissimo, molto molto luminoso. La luminosità minima arriva a 1.7 nits, quindi veramente molto bassa, mentre la luminosità massima è di circa 846 candelabri quadri, è stata registrata, quindi diciamo che si ha una media che va da 629 a 646 candelabri quadri, con un massimo misurato di 846. Inoltre la distribuzione della luminosità arriva a circa il 95%, quindi è un display classico con foro. L'unico fattore è che, come la 70, non c'è nessuna certificazione HDR10 e quindi non è possibile vedere i contenuti in HDR dai principali servizi streaming come Netflix, YouTube, eccetera, però abbiamo la possibilità di vedere comunque i contenuti nella massima risoluzione HD, in Full HD, grazie al Widevine L1. Lo sblocco del dispositivo avviene tramite sblocco con il viso 2D, è abbastanza veloce, leggermente più veloce rispetto a quello che era montato nella 70, però rispetto ad altri dispositivi che costano anche di meno rimane comunque un po' lentino, mentre invece lo sblocco tramite impronta è migliorato notevolmente. In pratica l'impronta, come vediamo, è veramente molto piccola, però si sblocca sempre 9 volte su 10 e lo sblocco è anche più rapido rispetto a quello che si aveva nella 70. Un'ulteriore differenza tra la 71 e la 70 è che dopo diversi giorni la 70 mostrava all'inizio una rapidità, poi cominciava a ridursi sempre questa rapidità di sblocco, alla fine dopo 3-4 giorni si arrivava a sbloccare il dispositivo 5-6 volte su 10, che anche dopo i continui aggiornamenti non era migliorato notevolmente. In questo caso la 71 è notevolmente cambiato, dopo 4-5 giorni riesco a sbloccare sempre il dispositivo 8-9 volte su 10, la velocità di sblocco è migliorata, però sempre rispetto ad altri dispositivi che costano anche di meno non abbiamo una massima fluidità. A livello invece di fotocamere abbiamo una fotocamera posteriore migliorata rispetto a quella della 70, non solo in termini di megapixel e qualità dei foto, ma anche, come abbiamo detto prima, con l'aggiunta di un'ulteriore quarta fotocamera. In particolare abbiamo una fotocamera principale da 64
megapixel, una S5K6W1 che è di fabbricazione Samsung, e una F1.8 a 6 lenti, 0,8 micron la grandezza del pixel, con singolo flash LED. Registra video in 4K a 30 fps e registra video in Full HD, non si sa perché, a 30 fps e non a 60 fps. Il sensore MisoCell Plus, i video registrati sono piuttosto buoni, così come le foto scattate in condizioni di piena luce. Ovviamente c'è sempre il fattore del pixel binning 4 in 1, quindi gli scatti vengono eseguiti a 16 megapixel, poi vengono combinati tra loro. Quando vengono effettuati gli scatti a 16 megapixel, in pratica il sensore la grandezza dei pixel è pari a 1.6 micron, poi vengono riuniti queste quattro foto in uno, quattro scatti in uno, vengono riuniti fino ad arrivare a un totale di 64 megapixel. Quindi c'è la possibilità di scattare a 64 megapixel, ma in realtà le foto sono a 16 megapixel e vengono in pratica accoppate, inglobate tra loro, ottenendo uno scatto totale da 64 megapixel, e quindi è il software che in pratica va, diciamo, a migliorare la risoluzione, a definire maggiormente la risoluzione fino ad arrivare a 64 megapixel, grazie poi ad un filtro quad Bayer, che è un filtro appunto che si ha con questo tipo di fotocamera, che permette quindi di riunire quattro scatti in uno. Poi abbiamo una fotocamera grandangolare da 12 megapixel, non più 8 megapixel come la versione precedente. Nella 70 inoltre la fotocamera principale era da 32 megapixel. Qua abbiamo una 12 megapixel grandangolare f2.2 da 123 gradi, i pixel sono da 1.12 micron, è ottima, corregge in maniera automatica la distorsione dei soggetti ripresi ed è migliorato notevolmente rispetto alla fotocamera grandangolare che si aveva nelle generazioni precedenti. Poi abbiamo 5 megapixel, una terza fotocamera per l'effetto bokeh, una f2.2 con sensore da 1.12 sempre micron, e una quarta fotocamera che è stata aggiunta come nella 51, che invece ha una fotocamera principale da 48 megapixel. Questa quarta fotocamera è per l'effetto macro, 5 megapixel, f2.4, mette a fuoco soggetti a 5 cm di distanza, però diciamo che non funziona proprio perfettamente, anche se con l'ultimo aggiornamento che ha introdotto le patch di sicurezza è stata migliorata anche la qualità della fotocamera. La fotocamera invece anteriore è una 32 megapixel, quindi è rimasta la stessa fotocamera che aveva anche la 70, sempre di fabbricazione Samsung, una S5K GD1 con sensore ISOCELL, da 0.8 micron il sensore, f2.2 e sempre quad Bayer, quindi scatta sempre 4 foto. Dovrebbero essere scattate da 8 megapixel riunite per arrivare a 32 megapixel, ma in realtà gli scatti singoli vengono effettuati a ben 12 megapixel, quindi si ha un miglioramento di nitidezza rispetto ad uno scatto e di qualità anche nei dettagli rispetto allo scatto che dovrebbe essere effettuato a 8 megapixel. Le foto in notturne mostrano un po' di rumore, però queste poi le mostrerò diciamo in un successivo video. Diciamo che a livello di foto sono buoni gli scatti effettuati di giorno, mentre quelli in notturna con condizioni scarse di luce diciamo peccano un po'.